Massima attenzione, poiché non si possono escludere azioni ritorsive nei confronti dei poliziotti e di tutto il personale delle forze dell'ordine in divisa. È il contenuto di una nuova circolare che il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha inviato questa mattina subito dopo la sparatoria a Milano in cui è rimasto ucciso Anis Amri, il terrorista della strage di Berlino. Il tunisino è stato ucciso questa notte in un conflitto a fuoco con la polizia a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Durante un normale controllo, intorno alle 3 di notte, i poliziotti hanno chiesto i documenti al giovane che era a piedi. Il tunisino ha tirato fuori dallo zaino una pistola e ha sparato ad un agente, colpendolo a una spalla. Dalla volante hanno risposto al fuoco uccidendolo. L'invito del capo della polizia è dunque di intraprendere ogni iniziativa utile per garantire la massima sicurezza e tutela degli operatori